Non era un golpe la marcia, ha dimostrato seri problemi di sicurezza in Russia. Ha parlato così ieri Yevgeny Prigozhin, soltanto un audio per l'uomo entrato nelle stanze del potere come lo chef di Putin e atterrato stamane in Bielorussia. Ma chi è Prigozhin e da dove viene la sua fortuna? Nato a San Pietroburgo, sin da giovane vive sempre sul filo dell'illegalità e dopo 9 anni di carcere apre con il padre un chiosco di hot dog. Da lì ristoranti di lusso, società di catering per militari e centri di potere. È nel 2014 che però rileva la Wagner, la milizia privata, organizzazione di brutali mercenari, attiva dal Medio Oriente all'Africa. È qui che Prigozhin rileva diverse società di estrazione di oro e diamanti e aggira abilmente le sanzioni internazionali. I lingotti provenienti dal Sud Sudan, ad esempio, venivano spacciati per semplici biscotti allo zenzero. Nell'ufficio di un suo hotel ieri sono stati trovati contanti per un valore di 44 milioni di euro. Sarebbero serviti per pagare le milizie, dagli hot dog e biscotti a diamanti e miliardi di rubli, il tutto nel segno dell'illegalità e della spietatezza.